Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gallows Game, siamo qua con questo che è il 51esimo episodio del Pollaio Intergalattico e siamo in guerra offensiva contro un Fallen Empire. Lo stiamo attaccando nel suo sistema, abbiamo già perso direi 8000 capacità di attacco, ma abbiamo ancora molte navi con lo scudo, almeno così mi piace pensare. Sì, bene, abbiamo ancora un bel po'. Loro hanno un po' di flotte, però fatte fuori queste, ragazzi, possiamo attaccare direttamente i loro sistemi. Quindi concentriamo qua la visuale, abbassiamo la visuale, cioè la velocità. Qua ci stanno per invadere. No, questo qua ce l'hanno già invaso. Pazienza, aspettiamo. Noi possiamo permetterci di essere invasi per un bel po'. Dobbiamo concentrarci solo qua, ragazzi. 8000, dai che questa gliela facciamo fuori. Dai che questa gliela facciamo fuori, perché vedete che continua a recuperare. Ok, una flotta distrutta. Abbiamo già perso 20.000 capacità d'attacco. Lui è lo scudo. Purtroppo non possiamo concentrare il fuoco su uno sola. Qua non possiamo cambiare il leader, perché c'è questo qua e non c'è quello forte. Vabbè. Andiamo. È sul filo del rasoio, un'altra distrutta. Dai che abbiamo fatto fuori anche questo scudo. Raga, forse ce l'abbiamo fatta. Non hanno più navi. Non hanno più navi. Allora, stiamo prendendo la guerra perché ci hanno invaso tre pianeti. È vero, ma non hanno più navi. Subito sul pianeta capitale. Distruggete gli spazioporti, dai. Guardate quanti detriti. Sì. Pazienza. Pazienza, pazienza, pazienza. Dai, su, forza. Attaccare, attaccare, attaccare. Avanti, 44.000. Abbiamo perso metà della flotta? È andata bene. Dai, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. L'abbiamo fatta. Qua a bombardare. Ce l'abbiamo fatta! Gli abbiamo distrutto completamente la flotta! Cioè, ha la flotta con cui ci sta conquistando i pianeti in questo momento, che dovrebbe stare qua in sostanza. Questi 36. Però non so se ce ne sono altri. Adesso, pianeti occupati. Pianeti occupati, Space Battle, qua ne abbiamo perso un po' uno, però. In realtà abbiamo vinto noi. Negotiate. Questa qua è l'unica cosa che vedrai, caro mio. Dunque. A parte che secondo me. No, è meglio tenerle unite. Ok. Dove cavolo sono le sue flotte? Oltre a quella lì. Ah, sono tornati indietro! Ah, dai, dai, dai! Dai, che ora perdono anche questa singola nave. Persa questa nave, non possono più fare un tubo, ragazzi. Hanno perso gli spazioporti. Dai, attaccami. Non hanno più nulla. Non hanno più nulla. Abbiamo vinto la guerra, ragazzi. Cioè, sono contentissimo. Perfetto. Ah, non ci ha dato niente di particolare, vabbè, pazienza. Pensavo di sì, sembra Fallen Empire. Almeno un pochino più di ricerca. Oh, non hanno più navi. Bombarda pianeta centrale. Bombarda il loro pianeta centrale. Non dovrebbero essere più in grado di fare un tubo. Ha proprio 000. Non hanno più flotte. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto la guerra. Ok, allora. Prima di tutto, tu vieni qua, qui, e riconquistiamo questo pianeta. Quindi pigliamo la nostra armata, quella un po' più scarsa. Perché tu sei qua da solo? Land Armies. Tanto non c'è nessuno. Volent Armies.
Sì, dovremmo riconquistarla abbastanza velocemente, da quello che vedo qui. Allora, portiamo questi qua, qua. Allora, embark. Embark. I titani, per favore, qua subito. E anche quest'altra flotta. Dai, forza. Gli stiamo bombardando i pianeti? Oh, che figata. Dunque, invece... Nave scientifica. Research project. Altra nave scientifica. Dov'è? Tu. No, riparti da questo. Altra nave scientifica. Ok. Research project. Altra nave scientifica. Ne ho solo tre, mi sa. E questa che sta facendo aiuto ricerca, quindi lasciamola pure là. Tanto questi dovrebbero comunque stare qua per 1000 giorni e quindi siamo a posto. Bene, ragazzi. Patetico. Sei patetico. Fleet power equivalente a quanto pare, però se mi dici dov'è la tua flotta, perché io non la vedo. Quindi penso che non sia vero quello che stai dicendo. Caro mio amico Fritz, dai, devono ricostruire lo spazioporto prima di poter fare qualsiasi cosa. 5.000. Enemy troops landing. Enemy planet secured. Ok, ci siamo ripresi questo. Quindi loro non hanno pianeti invasi. Cioè io non ho pianeti invasi. Questo qua è quello con i titani. Venite qua. Non vi, posso farvi fare merge? Sì che posso. Allora venite qua. E Land Armies. Vediamo un po'. Iniziamo la conquista di questi sbruffoni, ragazzi. Oh, che figata. Però qua c'è bisogno assolutamente di fare una nuova flotta. Immediatamente. Immediatamente subito. Questi quanto ci mettono? Dai, avanti, togliamo la pausa, facciamo scendere questi e attack. Vediamo come va con i titani. I titani sono fortissimi, ragazzi, l'abbiamo conquistato. L'abbiamo preso. L'abbiamo preso. Ok, bombardiamo un altro, bombardiamo questo qua piccolino. Debris analyzed. Pigliamo. Construction complete. Debris analyzed. Research complete. Ha fatto pace, si è arreso. Our best, the best outcome. Quindi sono diventati me? Si sono arresi? Ah ah! Si sono arresi, ragazzi. Guardate un po'. Il Fallen Empire. E vai. Guarda che strutture che c'ha! Pazzesco! Abbiamo conquistato il Fallen Empire! E vai! Cazzo, che figata! Ok, dunque. Dunque. Che cavolo dobbiamo fare adesso? Sono un po' in crisi perché è una cosa abbastanza particolare. Survey, boom. E poi giù di qua. Questo. Ecco qui. Adesso cosa dobbiamo fare? Non è neanche servito invadere il secondo pianeta. Vorrei avere più di queste per evitare che finiscano, sinceramente. Questo non mi interessa. Qua è andata bene. Sì, speravo di ricevere qualcosa in più. Migration, te ne puoi andare via. L'abbiamo finito? Wow, questo qua cosa fa? Aumenta le battleship immediatamente. Che figata. Ecco qua perché abbiamo il progresso aumentato in tutte queste cose e questo è quello che è accaduto. E loro hanno ceduto il pianeta. Hanno cesoia il pianeta.
Allora, questi qua quasi quasi me li vorrei tenere per me, perché cacchio, sono tre fol... tre... cioè... Penso che... Dunque, è un po' difficile il concetto. Il punto è questo, che... Questi pianeti sono una figata fotonica. Cioè, guardate cosa ha, 100. Non voglio darlo a un settore, lo voglio per me. Anche se in superficie... Cioè, nonostante la felicità sia bassa, guardate, è una cosa incredibile. Native, Allowed, Alien, Overlords, meno 30%, Resident Evil Conquered, meno 25%. Quasi quasi do via un altro sistema solare e mi tengo questo come mio sistema principale, perché è troppo forte, ragazzi. È davvero troppo forte. Debris analyzed. Comunque, non voglio rischiare di perdermene qualcuna, quindi vieni qua anche te. Mi fai research project. Continuiamo dopo. Va bene. Allora, cara flotta, tu ora te ne puoi tornare qua a Mekos. Puoi farmi anche upgrades, sinceramente. Qua però le flotte arrivano, quindi non è che non funzioni più le... Che non funzioni più la mod. Perfetto. Wow, ragazzi, che episodio! Abbiamo conquistato il Fallen Empire. Adesso devo decidere se mandare via, dar via quel pianeta o no. Cioè, che in realtà si tratta di dar via quel sistema solare. A questo punto potremmo dar via Inferno. Allora, facciamo un attimo di calcolo. Inferno cosa mi dà? Niente di particolare. Questo è già messo meglio. Questo è messo meglio. Cioè, Inferno mi dà un sacco di minerali, però mi dà poca scienza e... ed è quello che mi serve di più. Nexus, è insieme a Mesopotamia addirittura, quindi no. Questo mi dà molta scienza rispetto agli altri, perlomeno. Perché qua appunto do via un sistema solare per 3, quindi penso che Zeke Puzzolenti si prenderà anche Inferno a questo punto. Il nostro pianeta gigantesco fa questa fine. Per forza, non avevamo altra scelta. Guardate qua di quanto è salito, però quella ce la teniamo per noi. Close e basta. Questo non posso che non tenermelo per me, è troppo forte. Allora, una cosa che ora dobbiamo fare assolutamente è distruggere tutte queste stazioni che non ci interessano più. Quindi via. Che risparmiamo un po' di roba, le andremo a ricostruire. Addirittura sarebbe il caso di andare a ricercare le fortezze, però dobbiamo fare queste attorno al nuovo all'altro Fallen Empire, che è quello con i Beacon of Eternity. Questi qua non servono più. Sono serviti, ma sì e no, sinceramente. Forse se andiamo direttamente sul Beacon of Eternity abbiamo più possibilità, perché tanto non riusciranno a invadere tutto il nostro sistema, tutto il nostro impero prima che noi si riesca a fare questo. Qua addirittura 1000, qua più 600, dobbiamo assolutamente reclutare molte più navi in questo momento, perché le stazioni avevano un bel costo, quanto vedete. Perfetto, mi sembra che non ce ne siano altre in zona, quindi basta così. Debris A analyzed. posto, allora anche qua armies, embark all, perfetto. E voi venite di qua e a questo punto vi metterei in un posto, insomma, dove, da dove possiamo invadere tranquillamente. Magari qua Debris possiamo essere analyzed. invasi. Da qualche parte qua c'è il pianeta dei giganti, potrebbe essere Titano, esatto, è Titano. Allora facciamo che Titano lo facciamo Land Armies, addirittura mi fai upgrades e poi mi fai Land Armies successivamente. Guardate qua, guardate qua, Hyper Shield 20%, fantastico, fantastico, queste sono tutte cose potentissime.
Vediamo qua. No, non è lì. Questo qua cosa fa? Toglie un sacco per essere small, però per adesso non ci interessa. Armore, dottor Bessa, questo è forte, no, continua a far quello. Qui, niente, continua a far questo. Qui, probabilmente qua che abbiamo lo scudo. Ragazzi, siamo già arrivati qua. E questo cos'è? Shield Captor. Cosa serve? Shield Regeneration. Questo sì che è importante, lo Shield Regeneration. Abbiamo finito! Ok, andiamo a fare direttamente questo. O possiamo fare questo qui? No. No, questi qua non mi piacciono, non tolgono sufficienza. Questo qui fa schifo, questo fa schifo. Questo toglie 9. No, abbiamo qualcosa che toglie di più. Possiamo fare Warp Drive 3. Io farei questo perché lo shield è importante, ma non quanto il warp drive 3, perché mi sembra che noi abbiamo addirittura ancora il... No, mi sa che avevamo iniziato la ricerca e non l'avevamo fatta. Comunque, mamma mia, questo qua sì che toglie. Questo toglie un sacco. Ok, va bene ragazzi, adesso si tratta di ricreare un attimo. Cos'è questo? Non è che sta arrivando qualcuno da un'altra galassia? O è semplicemente questo qua? Sì, esatto, il solito effetto che rimane tra uno e l'altro. Ustir? Ok, è andato via, chissà cos'era, boh. Comunque non c'è nessuno che arriva da nessun'altra galassia. Va bene, e c'era qua però una cosa che mi ha un pochino preoccupato, che diceva che c'erano dei segnali radio particolari, non lo so, vediamo un po' cosa sarà, cosa può essere. Qua c'è qualcosa da ricercare, tanto le mie navi scientifiche stanno facendo tutto il loro. Assolutamente no, per quale motivo no? Allora vieni qui, mi fai questo subito, Research System, e tu vai via, mentre te mi continui a fare qua Research Project, Research Project, Research Project. Ok, e qua dovrebbe essercene una che è in movimento, questa qua, che quando arriva arriva, però andiamo più veloci che possiamo. Ok, dunque, su questo pianeta in realtà non dovrebbero essere molto contenti di noi, però che cacchio ci possiamo fare? Allora, vediamo se possiamo pompare un pochettino fazioni, ci sarà la loro fazione a quanto pare, quella qui. Allora, Consolidate Support, questa è una di quelle che... no, direi che non li liberiamo assolutamente. Abbassiamo Support, Grant Independence. Ah no, ho sbagliato a leggere. Questa qua direi subito. Support Construction Media. In complete. modo che non distruggano le cose che poi non posso ricreare, tra l'altro. Questi ci hanno insultato? Ma perché? Perché ci avete insultato? Debris Eravamo analyzed. amici una volta. Adesso mi odiano, anche questi. Perché? Insomma, hanno paura di me. Hanno paura di me, ok. Vabbè, non ci possiamo fare niente se avete paura di me. Questi qua, fra quanto siete annessi? Fra 10 mesi abbiamo annesso un vassallo, bene. Ottimo. I governatori sono saliti di livello. Fantastico. Il project qua li dovremmo riuscire a far tutti abbastanza velocemente. La cosa va molto molto bene, non abbastanza, ma molto molto bene. Questo qua è vero che è rallentato perché stiamo facendo altri tipi di ricerche molto più importanti. L'attitudine di questa, quindi siete diventati cattivi nei miei confronti? Cioè, io ho lasciato l'alleanza, ma il punto era che siete stati voi a non voler entrare in guerra, come ho fatto io prima, quindi non me ne frega assolutamente un tubo, anzi, andatevene Debris pure analyzed. a Research fanculo. complete. Abbiamo finito questa, grande. Cos'è? Private Colony Ship. No, voglio fare questo. Questo qua che abbassa l'Ankip, così possiamo posizionare la flotta più vicino a dove ci serve. Debris analyzed. Ok, perfetto, grande.
Questa è quasi arrivata, bene. C'è quell'altra che ora non starà facendo niente, immagino. Construction, questa qua che non starà facendo un tubo. Vieni qua a fare un po' di research anche te. Questa è arrivata nel frattempo, sì. Allora inizia a fare quei tre lì. Quella la fa quell'altro, perfetto. Siamo riusciti a fare tutto. Siamo riusciti a fare tutto. Bene. Allora, qua facciamo questo. Ships upgraded. Non abbiamo minerali per costruire la Research nicchia? complete. Ah no, Debris mi sa che è lo analyzed. stesso. Infatti, ok, perfetto. E anche qua mi fai questo qua, che sarebbe il rumore di una specie di trapano. Grande. Wow, ha completato questa ricerca da solo. E ha completato pure lo scudo. Meno male non abbiamo sprecato tempo nel farlo. Ottimo, ottimo, meraviglioso. Possiamo pompare questo a livello più alto? No, abbiamo già quello migliore che non è questo. Ok, fantastico. Sì, quindi questa qua è fatta, in sostanza. Basta solo ricercarla ed è fatta. Per la ricerca fisica. Possiamo aspettare anche 12 mesi a questo punto. Vabbè, facciamola subito. Fra 12 mesi insomma, la impariamo, in sostanza. Tu vai a fare questo. Così li facciamo tutti, ne Debris mancano analyzed. 4. Perfetto. Debris analyze. Altro 20% di ricerca. Algoritmi, fantastico. Ok, la guerra è andata proprio come volevo. Adesso il primo che finisce dei tre si mette a fare survey system, perché qua magari ci sono delle cose Construction complete. interessanti che non abbiamo ancora deciso, cioè fatto, ricercato. Debris analyzed. Vai, survey system e inizia proprio da quello lì. Debris analyzed. Allora, abbiamo troppi pianeti? 11? Che cavolo è successo? Perché abbiamo 11 pianeti? Ah, no. Sì, allora abbiamo ereditato questo. Ok. Ok, allora facciamo le cose come vanno fatte. Prima di tutto, chi è che non lavora? Arrangiati. Arrangiati. Poi qua dovrebbe diventare rosso in teoria. Ora è diventato bianco, ora è diventato rosso. Perfetto. Allora, annettiamo questi. Integrate subjects, conferma e ci metti 140 mesi, va bene. Io farei crescere questo settore a dismisura e questo settore è galli di frontiera, a cui per esempio possiamo dare anche quello, così ha il nome scritto più grosso. Quindi galli di frontiera, dove cacchio siete? Eccovi qua, boom. E vi do questo, poi questo, poi del cavolo sono infiniti. Questo, questo, questo e questo. Ci sono altri pianeti di sicuro. Questo, questo. Mi manca uno. E questo qua. Perfetto. Vabbè, adesso appunto ti prendi anche quello. E ti prendi anche questo, così lo fai unito e mi piace un po' di più. Ottimo, qua non c'è nulla, ti do anche questo e basta. Perfetto, quindi abbiamo preso un po' di pianeti in più. Attenzione che non voglio mica vincere la partita adesso. Quanti ne mancano? Ah, quindi considerava già quello dei vassalli. Va bene. Qui cos'è che c'è? Ops, non volevo fare così. Errore mio. Questo qua lo possiamo assolutamente devastare, penso. Agree. Non penso che perderemo Debris pezzi di analyzed. spazio. No, infatti. Questa è una stella fuori orbita, però. Vabbè, pazienza. Anche questa andrei a distruggere. Agree. Ottimo. Fantastico. Allora, è rimasto qualcuno indietro?
Go to. Lo fa qualcuno? Fallo tu. Tu fai survey system anche te. Construction complete. Anomaly found. Research. Research complete. Construction complete. Research complete. Grande. Vediamo un po'. Ship and keep. Fantastico. Esattamente quello che volevamo. Adesso stiamo costruendo nuove navi. Ah, una cosa che devo fare assolutamente, ovviamente, è migliorare lo spazioporto di questi qua. E anche questi. Perfetto. Questa è la ricerca sullo Skyfighter. Interessante, grande che lo Skyfighter produce qualcosa di interessante. Allora, avevo le navi da costruzione tutte messe da qualche parte. Ah, queste qua sono quelle che ho preso da questi tizi. Allora, queste le possiamo eliminare. E questa, questa non c'è su nessuno. Raga, qua faccio proprio una cosa rapida, le eliminiamo tutte. Perché sì. Ci teniamo le nostre e basta. Qua avevo le navi da costruzione in questa zona. Selezioniamo una sola. No, alla fine non me l'ha selezionata nessuna delle due. Perfetto, resource complete. Oh, grande. Allora, vediamo un po'. Dovremmo essere in grado... No, mi sa che gli scudi ce li abbiamo già. Planet fortification forza. Survey speed. No, non mi interessa. Questo cosa fa? 15. Ignore shield. Questo mi sembra abbastanza devastante. Infatti costa 90.000. Però è già iniziata, quindi possiamo farne altre. Questa è già iniziata, possiamo farne altre. E anche quella molto molto forte. Planetary Fortification. Ma no, io andrei di questa qua. Andrei di questa qua. Questo significa che abbiamo già gli scudi più forti, giusto? Eccoli qui. Wow, abbiamo gli scudi più forti, possiamo migliorare la nostra flotta in maniera abbastanza importante e direi che è il caso di farlo, però lo farei anche nel prossimo episodio. Adesso vediamo quanto manca, pochi secondi, fermo la sveglia prima che suoni. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, una conquista devastante, abbiamo vendicato Andrew, adesso ci prepariamo per attaccare lui. L'ultimo Fallen Empire. Ecco qua. Sei angry? Non mi interessa. Dobbiamo potenziare la nostra flotta perché era 80.000, adesso è scesa. Però vabbè, mi sembra normale. Dopo questa guerra. E quando la riporterei intorno ai 90.000, poi con tutti i potenziamenti che ora possiamo fare, serviranno anche meno navi, mi piazzerei qua attorno e attaccherei entrambi Beacon of Eternity per farli fuori. Fatti fuori entrambi Fallen Empire, dovrebbero esserci le crisi di fine gioco che non ho ancora visto. Questa è la partita ancora esplorativa. E se queste non ci saranno, penso che completeremo la partita con probabilmente questo qua, quello di fondare i pianeti, perché conquistarle tutti e sei è davvero troppo lungo, perché ci si mette davvero troppo, quindi non è una cosa che mi interessa. Facciamo semplicemente la colonizzazione e basta. Direi che la gloria ce la siamo già presi oggi e ce la prenderemo quando andremo a prenderci i due Beacon of Eternity. Più che altro li vorrei distruggere per quello che hanno fatto ai miei pianeti. Qua la situazione sembra abbastanza ok. Prima o poi questi qua torneranno a essere felici. Base 50, Alien Overlords meno 30. E ci posso far poco.
Ma fatemi capire, scusate, se l'Alien Overlords c'è o c'è? Che c'è è ovvio. C'è per quanto tempo? Questo qua non ce l'ha l'Alien Overlords. Vediamo se ce l'hanno loro. Un pianeta abitato magari. No, non ce l'hanno loro. Questi non fanno un tubo? Se sono disoccupati? Sono disoccupati. Quindi mettiti a costruire le cose, per favore, che adesso è il momento. Annettere anche questi altri due vassalli. E a questo punto direi che la situazione è abbastanza definita. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un piace o con un commento. Un bel mi piace per la conquista dello Skyfighter e dei tre pianeti Gaia del Fallen Empire. Direi che ce lo siamo meritati. Ricordatevi di iscrivervi se non l'avete ancora fatto. E ci vediamo come al solito sotto nei commenti, ragazzi. GG a tutti.